Aeroporto di Comiso, autostrada Siracusa, Ragusa Gelo, Ragusa Catania e Porto di Pozzallo, protagoniste silenziose della tavola rotonda indetta dalla CISL ed in programma domani a Pozzallo, alla presenza dell'assessore regionale ai trasporti Pier Camillo Russo e del direttore regionale Ramo Vincenzo Falgares, oltre ai vertici nazionali e regionali del sindacato, un sintomo dell'importanza strategica che riveste il territorio ibleo a livello regionale e nazionale, nonché europeo come porta dei commerci con i paesi nordafricani e che potrebbe attirare cospicui investimenti esteri. Necessario ad accelerare i tempi di avvio delle infrastrutture, anche se in questo senso i segnali sembrano contrastanti. Che ben vengono gli investimenti, bisogna poi vedere anche la fattibilità e soprattutto la serietà delle proposte. Questo è anche la capacità della nostra regione di attirare questi investimenti, perché non dimentichiamolo, molto dipenderà anche dalla capacità politica di dare risposte agli investitori nella nostra terra, nella nostra Sicilia. Al contempo però la riunione di domani rappresenta l'ennesimo appuntamento per rilanciare il tema infrastrutturale in provincia e quanto pensa il segretario provinciale UIL Giorgio Bandiera che senza polemiche aspetta risultati concreti da troppi anni, per ora senza esito, un triste rosario di infrastrutture mancate all'insegna della tristezza. Io vorrei ricordare solo che non siamo all'alba delle infrastrutture, non direi che siamo a mezzogiorno, ma siamo insomma abbondantemente dopo la colazione, perché ricordo la nostra prima iniziativa come CGIL CISL UIL, l'abbiamo fatto nel 1996 a Baia Samuele. Da allora qualcosa si è fatto, abbiamo un'infrastruttura già pronta, appunto, come dire, di metterla a disposizione del territorio, non parte, questo non capiamo perché. Non capiamo perché soprattutto. Perché quando ascoltiamo che la politica critica la politica, non so con chi dobbiamo prendercela.